Ben trovato al nostro pubblico, al Retro, in questo nostro nuovo incontro, in questa nostra nuova puntata. Oggi vogliamo parlarvi della battaglia tra il bene e il male e soprattutto soffermarci su un aspetto di questa battaglia, cioè sull'aspetto degli angeli. Chi sono questi angeli? Chi sono questi sconosciuti? Tutti un po' ne parlano, forse anche in modo improprio, e noi vogliamo chiederci, visto che fanno parte della battaglia tra il bene e il male, quindi tra demoni ed angeli, noi vogliamo chiederci chi sono, cosa fanno, dove sono, chi li ha visti, se c'è qualcuno che li ha visti. E per rispondere a queste domande abbiamo chiesto il parere forse il più grande esperto di angelologia, quindi la materia scientifica, la scienza che studia proprio ed esclusivamente gli angeli. Do il benvenuto a Monsignor Renzo Lavatori, grazie per essere qui, Monsignore. Allora, Monsignore, chi sono gli angeli? Esistono? Prima vediamo se esistono, perché molti l'hanno messo in dubbio, soprattutto nell'epoca moderna, con lo sviluppo della scienza. Hanno voluto dimostrare che gli angeli erano un'invenzione della fantasia primitiva, perché adesso ci sono delle forze scoperte con la scienza che possono sostituire quello che noi applicavamo agli angeli. Ma questo ragionamento non è giusto, perché in effetti da tutta la tradizione cristiana, perché dal nostro punto di vista è la visione cristiana dell'angelologia, abbiamo sia nell'Antico Testamento come nel Nuovo Testamento, come nella tradizione della Chiesa, delle forti dimostrazioni dell'esistenza concreta degli angeli. Tanto è vero, se si toglie l'angelo dalla Bibbia, la Bibbia perde tutto la sua consistenza, anche il suo significato. Che cosa sono gli angeli? Gli angeli sono questi esseri puramente spirituali che sono intermediari tra la sfera divina e la sfera umana. La fermo subito, Monsignore, perché questo è l'equivoco di fondo, cioè questo è l'equivoco di fondo che è alla base spesso di presunti veggenti, guru o gruppi che vogliono identificare la figura dell'angelo, cercano di identificare la figura dell'angelo con questa sorta di energia. Nella peggiore delle ipotesi, o nella migliore, come una sorta di buonismo nei confronti del mondo. È questo l'angelo inteso nel modo cristiano? No, assolutamente non è questo. Perché, secondo la Sacra Scrittura, anche i documenti della Chiesa, anche i concili ecumenici, gli angeli sono creature personali create da Dio, come puri spiriti, e sono i suoi ministri, i suoi servitori, i suoi messaggeri. Hanno perciò una personalità ben precisa, ben e quindi anche un nome. Anche un nome. E quindi le persone o i presunti mistici che attribuiscono dei nomi all'angelo di ogni persona fanno un errore teologico? Chi attribuisce il nome di un angelo che accompagna una persona? Sì, perché si chiama l'angelo custode nella scrittura e nella tradizione. Solo tre nomi noi abbiamo nella scrittura riconosciuti anche dalla Chiesa, che sono Michele, Gabriele e Raffaele. Altri nomi degli angeli non esistono. Perciò questi tre nomi sono molto significativi, perché sono tre arcangeli. Michele significa chi è come Dio ed è il guerriero che difende l'onore e la gloria di Dio contro il maligno. Poi contro l'altro angelo decaduto, no? Contro Lucifero. Esatto, l'angelo maligno. Poi c'è invece Gabriele, che significa forza di Dio nell'annuncio dei messaggi di Dio alle creature umane, come a Maria e a Zaccaria, il babbo di Giovanni Battista. E poi invece Raffaele, che nell'Antico Testamento è colui che ha guarito dalla cecità Tobia. Quindi è il guaritore di Dio. Colui che guarisce le malattie è il farmaco, colui che aiuta le creature umane a superare momenti difficili, anche fisici. Ecco. Anche, dove vivono? Questo è la loro residenza, essendo puri spiriti, non è locale, né spaziale né temporale, sono sovra lo spazio e il tempo in cui noi viviamo, però vivono nella sfera divina, ma non sono come Dio, sono a suo servizio, a sua glorificazione.
perciò sono spiriti celesti, dove possiamo dire che abitano nel cielo, ma non nel senso cosmico, esatto, ecco, ma nel senso spirituale. Il regno di Dio, stanno accanto a Dio. E ovviamente presumo che abbiano anche una sorta di gerarchia. Sì, infatti secondo la tradizione nella scrittura non c'è proprio una gerarchia ben precisata. E allora noi come sappiamo queste cose? Oh, perché sia San Paolo parla anche di gerarchie, di queste potenze celesti, e poi c'è stato un autore, Pseudo Dionigi così chiamato, del IV secolo, il quale ha scritto proprio un libro intitolato De Celesti Gerarchia, della divina della celeste gerarchia, in cui schematizza questa gerarchia celeste in 9 cori, divisi 3x3. Adesso vedremo quali sono, sì, e che senso hanno, certo. Però prima di continuare, Monsignor Lavadori, ecco, gli angeli sono talmente reali per i cristiani, per la dottrina cristiana, che addirittura il Santo Padre Benedetto XVI, in un recente Angelus, ovviamente il 2 ottobre, quindi la festa, il giorno in cui la Chiesa Cattolica appunto riconosce e festeggia gli angeli custodi, ha parlato proprio dell'angelo custode. Sentiamo insieme Benedetto XVI. Cari amici, il Signore è sempre vicino e operante nella storia dell'umanità e ci accompagna anche con la singolare presenza dei Suoi angeli, che oggi la Chiesa venera quali custodi, cioè ministri della divina premura per ogni uomo. Dall'inizio fino alla ora della morte, la vita umana è circondata dalla loro incessante protezione. E gli angeli fanno corona all'augusta Regina delle Vittorie, la Beata Vergine Maria del Rosario, che nella prima domenica di ottobre, proprio a quest'ora, dal santuario di Pompei e dal mondo intero accoglie la fervida supplica affinché sia sconfitto il male e si riveli in pienezza la bontà di Dio. Quindi, Monsignore, chiarissimo come perfetto, sempre il Papa, perfetto, l'angelo custode esiste, non solo esiste, ci accompagna da quando nasciamo a quando e poi moriamo. È colui che trasmette a noi le premure, le cure di Dio nei nostri confronti. Ecco perché è importante il suo ministero. È il ministro della divina provvidenza, della divina sapienza, della grazia del Signore Dio per noi tutti. Quindi è qualcosa, l'angelo custode è qualcosa di diverso. È qualcuno. Dalla coscienza, ecco questo, esatto, volevo dire. Esatto, è un soggetto ben preciso. È un soggetto ben non preciso. Non è un'energia, non è una fantasia, né una... Un buon sentimento. Ecco, un sentimento umano, né una sublimazione dello spirito umano. È proprio un soggetto, infatti nel Vangelo di Luca proprio l'angelo Gabriele dice a Zaccaria, il babbo di Giovanni Battista: io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a te. Quindi io, è una determinazione precisa, personale, soggettiva, e non poteva inventare questo lo Zaccaria, certo, o altri scrittori, certo. Quindi è una persona che sta vicino a Dio ma insieme mandata agli uomini per trasmettere i messaggi di Dio, le sue benedizioni, le sue grazie. Le gerarchie. Quindi, torniamo alle gerarchie, ecco. Intendiamoci, in gerarchie cosa intendiamo? Per gerarchia, cioè sì, una sorta di ordine, sì, di ordine sapienziale, però non di maggiore o minore valore, o più forte o più debole, più forte, okay, ecco. Semplicemente sapienziale, armonico, come sinfonico, una sinfonia voluta proprio dal divino artefice che è Dio e lo Spirito Santo in particolare. Abbiamo 9 cori divisi 3x3, i primi 3 sono quelli più vicini a Dio, nel senso che sono coloro che adorano, contemplano, glorificano Dio incessantemente. E quali sono? Sono cherubini, serafini e troni. Troni. Okay. Troni. E sappiamo, i cherubini significano coloro che conoscono Dio, i serafini coloro che amano immensamente Dio, i troni quelli che sostengono la gloria infinita di Dio. Quindi ascendere, ascendere, abbiamo quello intermedio definire, che sono le dominazioni, le virtù, le potestà, e queste sono quelle che ricevono dai superiori angeli
la luce, la grazia, la forza di Dio per trasmetterla agli angeli del terzo coro. Quindi quello ancora più sotto. Più sotto, che sono i principati, gli arcangeli e gli angeli. Per rendere un'idea, no? Per rendere un'idea. Michele era un arcangelo. San Michele. Era un arcangelo. San Michele, sia Gabriele, sia Raffaele, sono arcangeli. Gli angeli sono i custodi. Allora, i veri angeli per sé sarebbero solo quelli più vicini agli uomini, che sono sempre in rapporto con Dio attraverso gli altri angeli, quindi adorano, glorificano Dio, ma contemporaneamente sono a servizio degli uomini. Che aspetto hanno? Viene sempre definito e raffigurato, sì, l'angelo come una creatura molto bella, molto anche luminosa, perché in effetti non si può dare a loro una figurazione antropomorfica, perché non sono persone umane, non hanno la corporeità, la fisicità come noi. Per cui questa rappresentazione è dovuta in qualche modo alla fantasia degli artisti. E quindi, però potremmo dire che sono invece una irradiazione della luce divina. Quindi chi vede, chi ha il dono, diciamo così, la sensibilità di vedere gli angeli, come era per Padre Pio, vedono, io credo, questa luminosità stupenda, immensa, che dona gioia, conforto allo spirito umano. Ma conoscono il futuro? Come ci aiutano? No, loro il futuro non lo conoscono, perché solo Dio conosce il futuro, nel senso preciso della parola, cioè le cose che ancora devono venire. Mentre avendo un'intelligenza superiore a quella nostra umana, di fatto possono conoscere alcune cose che già si stanno svolgendo nella storia, ma che noi non riusciamo a vedere perché abbiamo una visione limitata. E loro quindi ci possono preannunciare, come hanno fatto a Maria, sarai madre del Verbo incarnato, ritornando a Natale, no? E allora hanno annunciato un evento che si sarebbe verificato, ma perché già era conosciuto, fatto conoscere a loro da Dio stesso. E quando c'è anche l'esempio di Sant'Agostino, no? Sì, mi sembra, esatto, a questo, che gli angeli sono come dei soggetti che stanno su una collina alta e gli uomini nella valle bassa. Loro vedono arrivare persone da lontano che quelli che stanno nella valle non vedono. Allora possono dichiarare: arriveranno tra 3 giorni queste persone. Hanno un'età? Gli angeli hanno un'età? No, gli angeli sono creati, quindi hanno avuto un inizio, ma non hanno una fine, sono immortali, come saremo noi dopo la resurrezione dei corpi. Quindi non hanno un'età. È importante vedere anche perché sono raffigurati con le ali. Questo è un aspetto interessante, perché non hanno le ali, perché le ali sono, neanche gli uomini hanno le ali, ma perché le ali sono il simbolo della dinamicità, della velocità, della quell'aspetto, diciamo, dinamico, in forza del quale possono essere presenti velocemente da una parte all'altra. Sono i ministri di Dio, obbedienti velocissimamente ai suoi comandi. Quindi le ali hanno una simbologia, non una realtà. Questa simbologia della dinamicità e velocità dello spirito, che non è bloccato dalle località, dalla spazialità, dagli ostacoli che noi abbiamo, terreni, fisici. Ecco, visto che appunto gli angeli e soprattutto quelli custodi sono, come dire, non sono una superstizione per la religione cattolica cristiana, ma sono una realtà documentata, sì, soprattutto, sì, no? E c'è anche intorno al fenomeno appunto degli angeli una sorta di devozione. E noi per questo abbiamo sentito cosa ci dice Don Marcello Stanzione proprio a proposito della devozione degli angeli. Il diavolo ha un profondo fastidio delle persone che pregano. Nella storia della Chiesa i santi erano soprattutto persone che pregavano. Gesù ha sempre detto: pregate per non entrare in tentazione, nel senso che la tentazione del demonio non sia superiore alle vostre forze. E una cosa interessante è questa: noi ricordiamo che gli angeli sono soprattutto gli adoratori del Padre, coloro che lodano la maestà divina. Allora la preghiera, non solo come richiesta ma anche come lode della bellezza e della bontà di Dio, tiene lontano il demonio.
La devozione cattolica agli angeli è sempre stata una nostra caratteristica. Anzi, per molti secoli i cattolici, per farsi riconoscere, erano quelli che veneravano la Madonna, veneravano gli angeli e avevano un grande amore al Papa. Tant'è vero che nei posti di confine con i paesi protestanti, Svizzera, Austria, Germania, le chiese cattoliche erano ancora più ricche di angeli proprio per far vedere la contrapposizione tra noi e i protestanti. Nel Nuovo Testamento, di 175 citazioni che riguardano gli angeli, una cosa è certa: io spesso faccio delle conferenze in tutta Italia, la gente mi fa una domanda, dice: ma qual è il nome del mio angelo? Le persone spesso non si rendono conto che entrare in contatto con gli angeli è un fatto che Dio permette, ma solamente per delle anime molto elevate. Sto pensando a Padre Pio, a Santa Francesca Romana, perché l'angelo ci porta a questo senso del tremendum, del fascinoso. Allora il contatto con l'angelo ti spiazza, perché è un'entità bellissima, potentissima. Noi siamo esseri umani. Allora il Signore fa sì che noi non vediamo gli angeli, altrimenti avremo paura. Io dico sempre questo: in genere chi vede l'angelo c'ha sempre un regalo particolare, c'ha le stimmate, proprio perché il contatto con l'angelo è un contatto di grande amore verso Dio. Portare le stimmate significa anche imitare Gesù Cristo, e quindi, come dire, la gente che vorrebbe vedere l'angelo non sa che cosa chiede, che cosa vorrebbe fare. Giuseppe Maria Escrivate Bellaguerri, il fondatore dell'Opus Dei, che ha fondato l'Opus Dei il 2 ottobre, lui dice per ispirazione degli angeli, dice una cosa molto che può sembrare banale. Quando lui era giovane sacerdote, era povero, si bloccava sempre il suo orologio. Lui pregava l'angelo custode e l'orologio si metteva in funzione. Lui lo chiamava il mio piccolo orologiaio. Può sembrare, come dire, una cosa un po' stupidotta, ma in realtà, voglio dire, l'angelo è il nostro migliore amico, prende cura anche di queste cose. Io poi ho fatto uno studio, per esempio, su una grande santa napoletana, Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe. Lei racconta che siccome lei era molto ammalata, stava a letto, l'angelo le preparava la tazza con la tisana e gliela porgeva. E così, per esempio, anche nella vita di San Giovanni di Dio, il fondatore dei Fate Bene Fratelli, lui sostiene che molte volte è stato aiutato dall'angelo a prendere gli ammalati, che lui non aveva la forza fisica per farlo. E tanto è vero che i Fate Bene Fratelli raffigurano San Raffaele Arcangelo con una sporta di pane addosso, perché secondo la loro tradizione, ecco, San Raffaele, quando mancava il cibo, si presentava e portava il pane sia ai frati che ai poveri ammalati. Tutta la storia agiografica della Chiesa è costellata di episodi antichi e recenti, e interventi concreti degli angeli nella vita dei santi. Fa così paura poter vedere il proprio angelo custode, secondo lei? Ma non credo. Un po' sì, perché è sempre un'espressione di altissima elevatezza spirituale e luminosità, come dicevo. Però dall'altra parte è anche di grande conforto e di grande aiuto alla nostra debolezza umana, sia intellettuale, sia spirituale, sia fisica. Infatti, per poter vedere l'angelo, se ci è concesso dalla grazia di Dio, è necessario però una profonda sensibilità spirituale, una profonda vita di preghiera e un silenzio, un accoglimento. L'angelo è il silenzio di Dio, perché lui non parla se non trasmettere le parole di Dio stesso. Non parla di sua iniziativa, parla trasmettendo quello che Dio vuole dirci a noi. Allora occorre una disponibilità interiore molto raffinata, tra virgolette, nel senso cioè di una sensibilità propria dello spirito. E questa ce l'hanno pochi, soprattutto oggi con il chiasso in cui noi viviamo, no? In mezzo a questo trambusto l'angelo rimane piuttosto silenzioso. Ma perché Dio ha bisogno del suo angelo per parlare? Cioè ha bisogno che la persona a cui Dio vuole parlare ci sia come intermediario l'angelo? Esatto, questo proprio per salvaguardare la sua trascendenza, la sua superiorità. Perché? Perché Dio, essendo l'essere assoluto, non può confondersi con l'uomo. Allora, però vuole avvicinarsi all'uomo, vuole aiutare l'uomo, e si serve di questi esseri, creature sue,
ministri suoi, messaggeri suoi, attraverso i quali procura all'uomo quell'aiuto che lui direttamente non può presentare all'uomo. Solo dopo l'incarnazione del figlio suo, con il Natale che abbiamo recentemente festeggiato, allora Dio si è inserito nella nostra storia umana, proprio come figlio suo. Allora gli angeli continuano il loro ministero, ma subordinatamente a quello di Cristo, perché il vero mediatore tra la sfera divina e la sfera umana è Gesù Cristo, il Verbo incarnato, Dio e uomo, vero Dio e vero uomo. Una cosa, Monsignore, ho visto, no, leggendo, insomma, che anche alcune altre religioni si sono un po', in qualche modo, non dico appropriate, però utilizzano la figura dell'angelo, no? Penso al Corano, insomma, e al suo profeta, penso anche alla Torah per la religione ebraica. Perché c'è questo, cioè perché sembra che l'angelo sia l'elemento unificante di queste religioni? Questo è interessante la cosa, perché ci fa capire, secondo me, questa profonda aspirazione dell'uomo a elevarsi dalla pura materialità, pur essendo creatura inserita nel mondo, nel terreno, verso la spiritualità. Allora l'angelo è il compagno, perché è creato come l'uomo, ma è superiore all'uomo perché è vicino a Dio, è il compagno che può guidare, accompagnare l'essere umano a questo incontro con la divinità. Ecco perché soprattutto i mistici, sia non solo cristiani, ma anche islamici, come anche ebrei, come anche dell'antico Egitto, della Babilonia, avevano questa profonda dimensione di elevarsi verso l'infinito. Ma non potendo unirsi all'infinito, perché si riconoscevano creature limitate, hanno avuto il bisogno di questo essere intermediario. Non so se mi sono spiegato. Sì, è chiarissimo. Così è dato loro la possibilità di un'elevazione di cui si sente il bisogno anche oggi. Ma concretamente poi l'angelo, soprattutto il custode, no? L'angelo custode, esatto. come influisce sulla nostra vita? In che modo? Poi mi chiedo, se da una parte c'è l'angelo custode per ogni persona, dall'altra c'è anche, adesso tra virgolette, c'è anche un diavolo custode? Questo è importante. Allora, l'angelo custode certamente c'è ed è una verità della tradizione cristiana. Solamente si distingue se c'è subito appena uno nasce oppure solo al battesimo, quando riceve il battesimo. Alcuni teologi dicono solo al momento del battesimo. Perché comunque si entra nella Chiesa con il battesimo. Nella sfera proprio della mediazione di Cristo, della salvezza di Cristo. Altri invece dicono che già dalla nascita umana questo angelo accompagna. Quindi la discussione rimane aperta, non possiamo inoltrarci su questo. Però l'importanza è che questo angelo custode è di una delicatezza estrema. Aiuta, illumina, conforta, ma non costringe, mai. Perché rispetta il libero arbitrio dell'uomo, come lo stesso Dio. Di fronte alla libertà umana anche l'angelo non può fare nulla. E per questo è importante che noi, in questa familiarità, diciamo così, con l'angelo, impariamo ad essere docili alle sue ispirazioni, alle sue illuminazioni, per seguire la via del bene e non la via del male, come invece vuole l'altro angelo cattivo, ribelle a Dio, che è il maligno. Però che ci sia un maligno accanto a noi, accanto all'angelo buono, non è una dottrina della fede cristiana. Però certamente Magari possono essere tentazioni, no? Esatto, interviene in alcuni momenti particolari, nelle tentazioni, nelle prove, nelle suggestioni, nelle possessioni, nelle ossessioni, interviene. Però non stabilmente sta con noi. Una cosa, Monsignore, adesso vedremo sempre Don Marcello che ci spiega velocemente il rapporto tra angeli e santi. Abbiamo scoperto anche che, appunto, in alcuni casi, eccezionali ovviamente, rarissimi, alcuni santi si servivano dell'angelo per questioni molto materiali, non per i massimi sistemi o per illuminazioni dottrinali, come per esempio portare la posta al posto della persona interessante, portare il cibo. Vediamo insieme ancora Don Marcello Stanzione. Interessante il caso di Gemma, perché dei grandi
maestri di spiritualità hanno confermato che Gemma Galgani non era un allucinato, una psicopatica, una persona strana, ma era un'autentica mistica. Innanzitutto il suo padre spirituale, padre Germano, era un passionista molto stimato per i suoi doni di consiglio spirituale, e padre Germano ha confermato che Gemma inviava la posta, la corrispondenza spirituale attraverso l'angelo. Quindi lui, che era un uomo con i piedi per terra, ha detto sì, è vero, era l'angelo che mi portava la posta. E poi Gemma dice che quando lei si comportava un po' male, l'angelo le dava ogni tanto qualche ceffone per dire non devi essere pettegola, non devi essere, come dire, che fai pettegolezzi con le altre ragazze, con le altre donne. Ogni tanto gli arriva pure qualche schiaffone. Gli angeli sono i combattenti di Dio, la milizia celeste, e dove ci sono gli angeli buoni c'è sempre un combattimento. Una delle funzioni degli angeli non è solamente quella della protezione come angelo custode o della preghiera, pensiamo agli angeli che sono presenti durante la celebrazione eucaristica, ma è anche il combattimento contro lo spirito del male. Non dimentichiamo che San Michele è l'angelo esorcista per eccellenza, ma anche San Raffaele, che scacciò nel deserto Asmodeo nel libro di Tobia, è un angelo esorcista. Alcuni grandi mistici e santi addirittura li hanno visti, hanno fatto un'esperienza visiva dell'angelo. L'angelo si presentava per esempio a Santa Francesca Romana sotto l'aspetto di un bambino di 10 anni. E normalmente noi che preghiamo percepiamo l'angelo come illuminazione interiore. Noi diciamo tante volte in un modo erroneo la voce della coscienza, ma in realtà è l'angelo che ci parla e ci dice fai così, non fare così, vai lì, non andare lì. Ecco, la voce della coscienza. Gli angeli sono esseri di luce perché sono esseri pieni di grazia. E allora noi più stiamo in grazia di Dio, più l'angelo ci illumina. Pensiamo anche agli angeli del Natale, che cosa fanno? In sogno a Giuseppe gli dicono scappa in Egitto e poi ritorna dall'Egitto, oppure prendi in moglie Maria, perché quello che è generato in lei è generato dallo Spirito Santo. È molto interessante nel Vangelo quando Gesù nel deserto combatte con il demonio, poi vanno gli angeli e lo servono. Allora gli angeli servono coloro che si sforzano di fare la volontà di Dio. Allora noi, ringraziando sempre il Signore, abbiamo tantissimi cattolici semplici, bravi, sani, che hanno una grande devozione all'angelo, l'hanno ereditata dalla suora catechista, dalla maestra delle scuole elementari, dalla mamma, dalla nonna, dal buon parroco di una volta, e vanno avanti tutti i giorni con la devozione agli angeli e fanno una profonda esperienza della illuminazione degli angeli nelle cose più concrete e normali della loro esistenza. Santa Francesca Romana, famosa mistica di Trastevere, si festeggia il 9 marzo, e appunto l'angelo la aiutava in un modo particolare contro gli attacchi che il demonio le faceva. Lei vedeva, e questa è una cosa interessantissima, per diversi anni ha visto l'angelo che aveva come un bambino di 10 anni. Poi a un certo punto, lei lo dice stesso lei, a questo angelo è subentrato un arcangelo, perché lei poi a un certo punto ha fondato le suore oblate. Allora man mano che noi andiamo avanti, che realizziamo bene di Dio, noi possiamo aggiungere altri angeli. Parecchi mistici affermano questo, anche Scrivate Bellaguer diceva che tutti i sacerdoti avevano un arcangelo ministeriale. Il Signore non ci ha donato solamente dei genitori, dei parroci, dei confratelli sacerdoti, degli insegnanti, dei fratelli, delle sorelle, una moglie, un marito, dei figli, ma il Signore ci ha donato gli angeli. Allora chi vive nell'atmosfera di Dio ha gli angeli come amici e come compagni di viaggio sulla terra. Marcello Stanzione, insieme a Miriam Castelli, tra l'altro anche sono anche autori di Angeli e Mistiche, un volume uscito da qualche settimana. Ecco, Monsignor Renzo, ma fisicamente il nostro angelo custode dov'è? Alla nostra destra o alla nostra sinistra? Sembra appunto una barzelletta, ma invece ha un fondamento. Un suo significato. Esatto, cioè, prego. Un suo significato. Secondo proprio l'esperienza di alcuni santi, no? Per sé l'angelo, essendo una creatura superiore a noi, perché puro spirito e ministro di Dio, noi diamo a lui la destra,
se si può immaginare così in qualche modo il rapporto nostro con lui. Però se poi veniamo consacrati sacerdoti, il sacerdote assume un valore molto grande anche davanti all'angelo, e allora, secondo quanto racconta anche il santo Corrado d'Ars, l'angelo passa a dare la destra al sacerdote. Quindi la destra passa a sinistra. Ecco, come segno di riconoscimento, di rispetto della sua altissima dignità, pur essendo una creatura umana. Però riconosce il suo ministero sacerdotale di agire in persona Christi. Anche Padre Pio riconosceva, esatto, alcune anche testimonianze, sì, i sacerdoti, infatti, a seconda della posizione, infatti, dell'angelo custode. Si racconta che andò un sacerdote a confessarsi senza il riconoscimento di un vestito clericale, e lui l'ha riconosciuto subito Padre Pio. E questo è rimasto sorpreso: come ha fatto? Ma io vedo il tuo angelo che ti dà la destra, che sta alla tua sinistra, cioè. E c'è un'altra cosa curiosa, sfogliando anche il libro di Renzo Lavadori, che è appunto Gli Angeli, forse uno dei pochissimi libri con tanta bibliografia e tanti riferimenti, non solo del Magistero ma anche della Chiesa, tutto, dei, della primissimi, Bibbia, dei primissimi secoli, dei mistici. Che anche le nazioni, intesi proprio come, sì, paesi geografici, hanno il proprio angelo custode. Esatto. No? Qual è il fondamento di... Oh. È una teoria o parliamo, no, sempre... C'è già una tradizione nell'Antico Testamento, poi si rivede anche nei libri apocrifi, diciamo così, nelle apocalisse giudaiche soprattutto, e poi noi nei nostri tempi abbiamo avuto l'esperienza forte, riconosciuta dalla Chiesa, dell'angelo del Portogallo, il quale è apparso ai tre pastorelli di Fatima prima della Madonna per preparare questi tre pastorelli all'incontro con Maria. Ha insegnato loro la preghiera e ha detto: io sono l'angelo protettore del Portogallo. L'ha detto lui esplicitamente. Dunque da qui si ricava questo principio che gli angeli hanno anche il compito di guidare le nazioni. E in questo caso l'angelo preposto a questo compito, in quale dei cori angelici potrebbe appartenere? Sì, ai principati. I principati, che secondo la tradizione, qui San Bernardo lo spiega molto bene, sono quegli angeli preposti al governo dei popoli. Per cui ci può essere un angelo che accudisce a una nazione, a un paese, a un'etnia, un altro angelo, un altro paese, proprio perché da loro sono, da questi angeli, questi paesi sono protetti, guidati, illuminati, sempre però in collaborazione con l'attività umana, perché c'è una storia umana che va avanti con l'iniziativa umana, ma che viene supportata, aiutata, illuminata da questi esseri celesti. Quando è che la devozione, l'eccessiva devozione nei confronti dell'angelo o dell'angelo custode o degli angeli può diventare rischiosa, se c'è un rischio? E c'è un solo criterio: quando l'angelo viene identificato o a Dio o all'uomo, cioè quando noi verso l'angelo facciamo atti di adorazione che aspetta solo a Dio, cioè quindi quando si adora in, ecco, modo eccessivo. Cioè, sostituisce Dio addirittura, esatto, no? Esatto, lo riteniamo come Dio, non lo è. Oppure quando è una forza interiore dell'uomo, un'energia che spinge l'uomo a fare certe cose che sembrano superiori alla realtà umana, allora a quel punto si pensa che sia una sublimazione dell'uomo, sia nel bene come anche una depravazione dell'uomo nel male con lo spirito maligno. Ma in quel caso non è giusto, perché l'uomo ha sempre la sua libera volontà, può sempre, è lui che decide o tra il bene e il male. Sia l'angelo buono sia l'angelo cattivo possono dare illuci, segni, avvertimenti, interiori stimoli, però non obbligano a scegliere il bene piuttosto che il male, siamo, o viceversa. Siamo in chiusura, Monsignor Lavadori. Chi è il nemico dell'angelo? Chi è? Il nemico dell'angelo. Oh, il nemico dell'angelo è l'angelo cattivo, il ribelle a Dio, che lotta contro di lui. E tutto ciò che è legato all'angelo cattivo, come il peccato, come l'ateismo, come il comportamento dell'uomo che nega Dio, che si rifiuta alla sua verità, che non accetta più il Cristo, la sua rivelazione. Questi sono
tra virgolette, i drammi che alcuni studiosi hanno applicato all'angelo. Anche l'angelo, quando l'uomo si allontana da Dio, con la propria libertà, ma anche sotto le suggestioni dello spirito maligno, in effetti produce nell'angelo custode, che è il suo custode vigilante, un'amarezza interiore, un'angoscia, che si acquieta solo quando il suo custodito ritorna a Dio. Noi ringraziamo Monsignore Lavatori di questa splendida informazione che ha dato su, certo, su queste figure che spesso vengono sempre un po' confuse, soprattutto da alcune culture. Ricordo anche ai nostri telespettatori che a seguito delle numerosissime telefonate abbiamo attivato un numero proprio dedicato a chi, per chi vuole lasciare commenti, suggerimenti o semplicemente raccontare la propria storia. Il numero è 06 66 508 936. Come al solito, Va da Retro va in replica il sabato e la domenica. Vi ringraziamo per averci seguito e ovviamente vi auguriamo un buon fine settimana. Grazie.